Vai. Cari amici, siamo qui in questi momenti di grande tensione mondiale che pochi qui in Italia riescono a percepire bene. Perché siamo in un ambiente ovattato, gestito dal sacro scoglio. Gesuiti. Gesuiticamente. Che di comunicazione sono sempre intesi. Sempre. I maestri della comunicazione. Soprattutto della comunicazione internazionale, esatto. Avendoci 200 rappresentanti in giro per il mondo, quando esatto. Gli Stati Uniti ce ne hanno 192. Esattamente, per non parlare ovviamente di quelli segreti, perché quelli segreti sono ancora di più rispetto alla CIA, sono molto di più. E neppure vestono il talare. Mai! Vanno in borghese. Che segretezza è? E scopano pure. Ecco appunto. Che segretezza è se no? Però ovviamente i voti li hanno fatti e alla loro morte i beni vanno tutti alla Santa Madre Chiesa, che ne ha un grande bisogno, perché deve fare il bene. La cosiddetta mano morta. Esatto. Che allora, costa... La vera mano morta. Che costa allo Stato italiano e a favore della Chiesa Cattolica 10 miliardi l'anno circa. In euro, ecco. Tanto per dire, cari l'entità, amici, l'entità. Esattamente. La allora, ci sono due cose che voglio dire in anticipo e poi e dopo Orazio parlerà della contingenza, che noi viviamo in un momento estremamente interessante, come dicevo sotto prima. Sotto il profilo morale, sociale, industriale, commerciale, tutto. Tecnologico, scientifico. E così di tutto. E geopolitico. E geopolitico, di tutto, c'è cioè di tutto in questo momento. Di tutto e di più. Un ribollire continuo di idee, di progetti, di modifiche, che di interazioni. Non porterà nessuno schiarimento e nessun miglioramento per i popoli. Ricordiamocelo bene, ma perché è un discorso di elite. Al contrario, un peggioramento. Esatto, è un discorso... Già è il decreto legge prodromico che hanno fatto ieri al Senato, esatto. Hanno approvato il decreto legge 1660 alla Camera, non alla Senato. 1660 e che oggi va al Senato per la votazione definitiva, è un aborto giuridico incostituzionale, non ho mai visto niente di più infame, però lo hanno votato e certo. Risponderanno di questo. Quando arriverà il processo a favore contro questa gente qua, dovranno scappare, ma proprio con raggio al culo. Ma li prendiamo prima. Con raggio al culo. Allora, due sono gli argomenti di cui io volevo parlare. Il primo è legato a questo libro, che dice delle cose eccezionali. Questo libro è stato pubblicato da PM e ve lo dico subito, è stato pubblicato nel 2021. Dice, beh, l'altro ieri, non l'altro ieri, è molto, molto tempo fa, perché in questi tre sì, anni... Però bisogna dire anche che quelle cose che tu hai letto lì e che vuoi citare, noi le dicevamo dieci anni prima, certo. Come minimo. Anche 15. Io voglio citare queste cose a conferma che noi avevamo sempre, che noi abbiamo avuto sempre ragione quando prevedevamo. quando denunciavamo quelle eravamo il Presidente della Repubblica, il Ministro della Sanità, esatto. Il Ministro del Commercio, il Ministro dell'Industria, della Farmaceutica, della Sanità, eccetera, era per queste stesse ragioni 10 anni prima, 15 anni prima. Ma state a sentire, cari amici, state a sentire. Vi è un articolo di Jacques Attali, Rasputin gallico, del potere oligarchico finanziario, che risale al 3 maggio 2009, apparso sulla sua rubrica niente un po' di meno che sull'Express, che è la Bibbia di questi signori. L'articolo si intitola Changer par per précaution, cioè cambiare per precauzione. Vi si sostiene che una piccola pandemia potrà in futuro più ancora che tellurica, piccola pandemia potrà in futuro più ancora della tellurica crisi finanziaria del 2007
condurre l'umanità verso un unico governo mondiale. Questa è la ragione vera della pandemia. Arrivare velocemente al governo va mondiale. Va precisato che il governo mondiale esiste da illo tempore. Non è così ampio, non è così cogente. Certo, quella galera per tutti. L'hanno realizzato con la galera per tutti. La scusante è la pandemia, sì, sì. Cioè il morbo, ma la realtà è quello che loro vogliono. Un mondo, un intero globo terracque al quale si ribella la Russia di Putin, e lo vedremo dopo, che è completamente soggiogato col terrore. Una volta, ai tempi della Inquisizione, il terrore era costituito dal rogo per gli eretici. Oggi non c'è più bisogno del rogo, ma basta ipotizzare la pandemia. Allora tutti si cagano sotto e allora ti stanno tranquillamente chiusi in casa a obbedire a chi li comanda. Attali elabora una sorta di piccola filosofia della storia centrata sulla paura come principio riorganizzativo della società. Avete visto? Quante volte l'abbiamo detto? Quest'ultima evolve, spiega Attali, solo allorché è terrorizzata da pericoli macroscopici e da crisi di grande portata, così come oggi. La crisi di oggi è il rischio di una guerra atomica globale, in grado di imporre mutamenti che in condizioni normali mai verrebbero accettati. Così scrive Attali, la storia ci insegna che l'umanità evolve significativamente soltanto quando ha realmente paura. Allora essa inizialmente sviluppa meccanismi di difesa, a volte intollerabili, dei capri espiatori e dei totalitarismi, a volte inutili, della distrazione, a volte efficaci, delle terapeutiche che allontanano, se necessario, tutti i principi morali precedenti. Delle terapeutiche, meglio ancora se le terapeutiche sono state create, concepite da chi comanda e che le impone facendosi pagare. Poi, una volta passata la crisi, trasforma questi meccanismi per renderli compatibili con la libertà individuale e iscriverli in una politica di salute democratica, il politique de santé démocratique. Attali ne trae la conseguenza che segue. La pandemia che inizia potrebbe innescare una di queste paure strutturali. La fabula docet, la favola insegna, che si trae dalle pandemie ancor più che dalle crisi economiche, è per Attali la necessità di un nuovo ordine globale. Proseguiamo. Le ragioni di sicurezza e di salute pubblica si impongono come prioritarie, quando non come esclusive. Il loro nome, il loro nuovo potere, sempre più platealmente post-democratico, si arroga il diritto di imporre ogni tipo di limitazione delle libertà fondamentali, controllare in maniera vieppiù pervasiva la popolazione e di decidere automaticamente, marginalizzando l'attività parlamentare e facendo valere le non neutre espertocrazie dei comitati tecnici e delle task forces. E quindi che cosa ci spiega questo concetto? Questo concetto ci spiega che la pandemia è sfociata immediatamente nella guerra contro la Russia. Perché la Russia?
indipendentemente dal fatto che ci sono ragioni geopolitiche che poi cercheremo in qualche modo di esplicare. Ma le pandemie sfociano nella guerra contro una possibile potenza etica e intellettuale che si oppone a questo processo di globalizzazione. Perché la globalizzazione voluta da loro signori è pandemica, si basa sul terrore, che non è tanto il terrore delle armi più o meno atomiche, ma è il terrore... Hanno inventato il diavolo per quello! Esattamente, ma esattamente il terrore della malattia, perché è uno dei terrori che è stato covato per decenni, se non per secoli, prendendo ad esempio ciò che succedeva nel Medioevo con le pandemie, che è stato, lo ripeto per l'ennesima volta, descritto in maniera mirabile da quel grandissimo regista che ha fatto quel meraviglioso film, Il Settimo Sigillo, che tutti dovrebbero vedere per capire. Perché in quel film di questo grande regista svedese è descritto in maniera perfetta lo scopo e le ragioni delle pandemie. C'è scritto tutto lì, visivamente ovviamente. Il film è facilmente reperibile, lo ripeto, Il Settimo Sigillo, una delle opere più significative e più importanti. Il regista si chiama Bergman, Ingmar Bergman, è uno dei testi classici più importanti della storia della cultura, non soltanto della storia delle arti espressive. Proseguiamo nella lettura. Le cose del mondo chiedono di essere purificate, ma non più mediante un innalzamento al sovrasensibile, ma spirituale, e allo spirituale, scusate, la purificazione come la salvezza viene proiettata nel piano dell'immanenza igienizzata, sanificata e disinfettata. La nuova religione sanitaria ha sostituito la reale relazione materiale tra i viventi con la falsa relazione immateriale, tra profili telematici, tra esseri umani frantumati in pixel, tra grigi schermi di apparati tecnici che nell'atto stesso con cui evocano l'altro procedono alla sua esclusione. Meditate, cari amici, su questa ultima frase. È la prima religione che non religat, che non unisce gli uomini, ma li divide, separandoli mediante il sacro dogma del distanziamento sociale. Non crea una comunità di fedeli, ma ottiene la loro fedeltà separandoli e tenendoli a debita distanza gli uni dagli altri. Ecco perché bisogna reagire, perché è comunque una reazione, la reazione di negazione della falsità, che in certi paesi e in certe circostanze sono stati costretti di ammettere. Deve essere combattuta dal popolo, che deve reagire con una nuova organizzazione popolare che deve contrastare questo processo di separazione, il popolo contro le carceri pseudovolontarie dei pseudomalati, lotta contro le comunità reali, in quanto tali necessariamente composte da infedeli ed eretici,
untori e con movimento sinergico promuove una comunità non comunitaria di individui isolati, di adepti della relazione telematica e del nuovo comandamento Stay Home, Save Lives, il nuovo comandamento, stai a casa, salva le vite. E con questo direi che ho letto per quanto riguarda il pensatore, il pensiero del grande pensatore Diego Fusaro. Faccio vedere di nuovo il libro che ha centrato perfettamente il problema. Un'altra questione invece è la questione della guerra contro la Russia. Qual è la premessa del discorso? Che la Russia, essendosi liberata del marxismo, avendolo conosciuto dall'interno, esattamente, avendolo subito, come hanno descritto grandi pensatori, che Solzhenitsyn, ad esempio, che si unisce a Dostoevskij, perché Dostoevskij già nell'Ottocento aveva capito qual era il nesso che univa questi marxisti, perché il marxismo-leninismo non è l'analisi della società, che era comunque un'analisi della società occidentale di Marx, ma è qualcosa di più, perché il leninismo è strettamente legato alla visione, non a caso anche per affinità culturale e razziale, alla visione dei mondialisti, i quali ovviamente perseguivano con Lenin e con gli esponenti del marxismo reale in Russia gli stessi fini che perseguono a tutt'oggi i membri della Deep Society americana. Sono la stessa cosa. Cosa è successo? Che la Russia si è liberata da questa pervasiva cultura, è diventata automaticamente il nemico numero uno di quegli altri. Ecco quella guerra che è in corso. E questi altri che cosa vogliono? Vogliono fare la guerra per intercessione e intromissione dell'Europa. Vogliono che l'Europa agisca nell'interesse di costoro che controllano gli Stati Uniti. Si sacrifichi, come oggi stanno facendo sacrificare l'Ucraina. Vorrebbero che l'Europa, che loro hanno sempre considerato un avamposto, si sacrificasse contro la Russia, perché tanto la Russia picchia, e quando picchia, picchia pesante, come è dimostrato nel secondo conflitto mondiale, e picchia pesante, e loro vogliono che queste botte le prendano gli europei, ottenendo il duplice vantaggio, che è quello di far colpire ipotetici o previsti nemici, concorrenti, va. Esatto, no, nemici, dal loro nemico. Perché se scoppia una guerra in cui è coinvolta l'Europa, l'Europa finisce l'Europa, finiscono i popoli europei. Ma la premessa di tutto questo discorso la vediamo in questa rivista. Questo è un numero dell'ottobre-dicembre 2007, dove spiega la logica geopolitica che spinge gli Stati Uniti. Voglio leggere una frase molto importante. Questa è del 2007, attenzione. Il russo Evgeny Evtushenko è un bardo di regime. L'articolo è del grande filosofo Costanzo Preve. Disgraziatamente per noi morto giovane. Il russo Evgeny Evtushenko è un bardo di regime, un poeta vate adulatore. Tacito parlava in proposito di ruere in servizium, che ha incensato uno dopo l'altro Stalin, Khrushchev, Gorbaciov e Eltsin. Esempio tragicomico
di arte asservita al potere, di fronte a cui gli inchini ai potenti di Metastasio e di Monti, Monti il famoso, il gran traduttore dei traduttori di Omero, appaiono Vincenzo simpatiche Monti. Licenze poetiche. Vincenzo? Certo, il grande cattolico Faentino. Appaiono simpatiche licenze Faenza poetiche. Faenza è sotto acqua, eh? Bene. Grazie ai loro governanti, della sinistra. Sì, sì. Fanno un cazzo. Fanno un cazzo tutto il giorno, no, chiacchierano e non fanno niente. Soprattutto non permettono agli altri di fare. Sì, esatto. Quello è il grave. Certo. Se no non possono trafficare. Ma la gente allora, non la gestione normale e normalizzata del deflusso dell'acqua nella sì. bassa padana è facilmente ottenibile, basta confiscare i bracci meccanici, le ruspe dei privati e fare una campagna di sostegno sociale contro le acque. Basterebbe quello, in sei mesi si risana. Meno, ancora meno. In sei mesi, voglio dare largo, sei mesi. Quel testa di cazzo di ministro dell'ambiente ha detto che ci vogliono 10 anni. Vaffanculo, bel ministro. Ministro che non ha mai eletto non, nessuno. Non parliamo, l'uno vale... L'uno vale gli ambientalisti del Parlamento, è uguale, e soprattutto quei cazzari che gestiscono la regione, cazzari, burocrati, intenti solo a fregare dei soldi e lasciare la situazione così com'è. Ma sai qual è il fatto? Boiardi del più grave e degenerato regime. Certo. E il guaio è che questi coglioni di Emiliano Romagnoli non lo capiscono, capito? No, beh, qualcuno, io ho visto interviste l'altro ieri, sì. Qualcuno si è incazzato. Ah, sì, me lo va. Beh, 3 alluioni nel giro di un anno, un anno e mezzo, una ogni 6 mesi. Una cosa del credo. Com'è possibile tollerare la gente? Quello è da impiccare. Sì. Il ministro e a scendere tutta la sua filiera, tutti, senza nessuno, no, senza la sua filiera e tutti quelli della regione, certo. Questa massa di chiacchieroni e ladri di polli. Cioè, in altri momenti, ad esempio durante il fascismo, è vero che nascondevano gli aerei, tutte le cazzate, ma questo cazzate più o meno, ma su quelle cose lì. Il risanamento della pianura Pontina, che sono, esatto. sono 100.000 ettari, non qualche, sì. A livello di quello l'hanno fatta, non prosciugare, ma gestire con tutta una rete di, esatto. di circa 2.000 chilometri di canali e fiumi, esatto. cioè cose che oggi a raccontarle le hanno fatte a mano e tutte le famiglie dei coloni che andavano a abitare lì avevano l'obbligo di l'obbligo di andare tutti i giorni a lavorare, e quindi un rappresentante di ogni famiglia, erano circa 1.000 coloni, circa 1.000 persone, a mano hanno scariolato i fiumi, hanno pulito, hanno creato i fiumi, non pulito l'alveo, creato di sana pianta 2.000 chilometri di fiumi. Questo per dire, e questo è durato dal 1928 al 1932. 32 è stato inaugurato, e nel frattempo hanno fatto 9 città nuove. 9 città nuove. Oltre a risanare il clima, l'ambiente, no, eccetera. Per non dire tutto quello che è stato fatto in Romagna. Certo. All'epoca, in 3 o 4 anni. Questi non sono capaci a fare un cazzo. No, non solo, ma le bonifiche delle paludi non sono state solo le Pontine, sono state quelle della Maremma, esatto. quelle della Sardegna, Sicilia, della Sicilia, Sardegna. Delle Puglie. State a fare un comizio, ma mettete vedere. Teste di cazzo. Ma date fastidio a tutti. No, è perché ci vuole. Quando ma ci vuole, ma fate vedere. Quando ci vuole, ci vuole. No. Ci controlliamo, dai, ci controlliamo. Fatelo dentro. È una cosa ridicola. Questo per dire che se si vuole oggi, con la tecnologia, le strumenti attuali, con i mezzi, in 6 mesi si risana tutto. Con le macchine,
questi non sono capaci perché sono burocrati, intenti solo a rubare. Se fossimo noi al potere, taglio delle mani a tutti quanti. Oggi Evtushenko è diventato, e chi avrebbe potuto dubitare, un sostenitore dell'occidentalizzazione democratica della Russia. Siamo nel 2007. Avendo fiutato con la sua furberia, da cane da tartufi, da che parte soffia lo Zeitgeist del tempo, eppure non era per nulla obbligatorio. Oh, però diciamo che cos'è lo Zeitgeist. Zeitgeist. Vabbè, la visione del mondo, dai. Altri migliori di lui, come Solzhenitsyn, da noi precedentemente citato, e Zinoviev, hanno saputo mantenere una maggiore dignità. Ma è chiaro, e lo è stato in tutte le epoche, che chi nasce servo morirà servo. Eppure anche questo guitto non può fare a meno di constatare ciò che avviene oggi. Confronta la Repubblica del 3-12-2007, una quindicina di anni fa. La Russia non è un paese appeso al cielo, tutto quello che accade oggi nel mondo è intimamente connesso. Le basi militari americane, lo scrive Evtushenko, le basi militari americane spuntano come funghi nei paesi ex satellite dell'URSS. Chi è che attacca? E perfino in quelli che un tempo imperante. E perfino in quelli che un tempo facevano parte dell'Unione Sovietica. Il nostro giardino di casa. La Polonia non se l'è scordato, vedo, anche loro. Ce l'hanno con la Federazione Russa quando dovevano avercela. Esatto. Il nostro giardino di casa è infestato dalle armi americane. Lo scrive Evtushenko, uno di quelli già addomesticati. E si parla di dispiegarne sempre di più. Ecco qui. Ma questo è un articolo che è stato scritto nel 2007. La previsione era quella. Quando questa accozzaglia di cialtroni rappresentata dall'Unione Europea ha votato l'idea di far mandare delle testate atomiche sulla Russia, questa qui è scritto qui, la previsione è questa. In fin dei conti, la Russia, oggi come oggi, non ha basi militari in nessun paese del mondo. Questo è il bello. Forse ce l'avrà in Corea del Sud, del Nord. Piano piano l'avrà messa. Io, se fossi Putin, riempirei il Sud America di basi americane, di basi russe. Ma tante, tante. Ma abbiamo detto che c'hanno i semaggibili nel porto di San Francisco. Esattamente. Quindi... Che sono coglioni. Il momento in cui parte la guerra, addio San Francisco, i froci di San Francisco e i coglioni di Las Vegas. Il nostro giardino di casa è infestato dalle armi americane e si parla di dispiegarne sempre di più. Eccolo qui. Ma è del 2007 questa rivista? E l'articolo è di ancora prima. I paesi occidentali continuano a fare la lezione a Mosca ed ogni incontro al vertice è l'occasione per sottolineare che la Russia non è abbastanza democratica. Cazzo, no, fanno gli incontri al vertice, sì, per iniziare la trattativa per terminare la guerra, a cui non invitano il rappresentante russo. Sì. Cioè questo è il grado di democrazia. No, il grado di capacità di dialogo oltretutto. Ma poi da che pulpito viene la predica? In queste condizioni mi permetto una licenza poetica. Se Andrei Sakharov fosse oggi
il presidente della Russia, nemmeno lui potrebbe ignorare un simile contesto. Ed infatti è proprio così. Persino il guitto servo di mille padroni, cui l'intervistatrice vorrebbe strappare l'ennesima dichiarazione contro Putin e la nuova dittatura, peraltro avallata da una schiacciante maggioranza elettorale, il che vorrà pur dire qualcosa, deve riconoscere l'esistenza della realtà. E la realtà potrebbe essere compendiata così: la geopolitica imperiale russa, americana, condivisa nell'essenziale sia dai democratici che dai repubblicani. L'impero si divide sempre all'interno ed è sempre unito all'esterno. Vedi Populares ed Optimates, Mario e Silla, Cesare Pompeo, Ottaviano e Antonio, Gladstone e Disraeli, eccetera. Ha distrutto ciò che restava del diritto internazionale. Tra stati moderni ha raccolto attorno a sé la grande maggioranza degli intellettuali mediatici ed universitari. Guardate che diagnosi così acuta. Ha funzionalizzato al suo dominio geopolitico e militare l'ideologia dei cosiddetti diritti umani, e li vediamo bene i diritti umani a Gaza, usando, e non ci venissero a dire che Israele non è la punta di diamante dell'impero americano, usando questa ideologia come protesi interventistica di bombardamenti umanitari consentiti, e con ciò sta distruggendo quanto restava di sensatezza etico-politica nel mondo. La distruzione di questa sensatezza, sostituita dall'arbitrio e dalla manipolazione mediatica, sta alla base dell'odierna crisi della cultura mondiale. Cerchiamo, nel breve spazio che ci è concesso, di segnalare alcuni aspetti di questa crisi. Questo è il grande pensatore filosofo Costanzo Preve, tra l'altro maestro di Diego Fusaro. E con questo io concludo, e poi Orazio comincerà un altro argomento. Allora, l'argomento del giorno, ovviamente, come stiamo guardando in questo momento, mentre Giorgio declamava le sue ragioni, le sue opinioni, o anche di altri, io andavo cercando elementi e informazioni, diciamo, dell'ultimo momento per quello che riguarda quello che è successo in Libano. E cioè, aspetta un secondo, vai a vedere se confusione, perché può darsi che parli a vuoto e diventa spazio fiato sprecato. No, c'è ancora un'attacca e mezza. Bene, e allora, cari amici, proseguiamo. E state molto attenti a questa questione. Quindi il discorso che va in questo momento fatto per cercare di capire la ratio a livello internazionale, a livello conflittuale della Palestina in corso, oppure quelli del Hezbollah contro Israele e così via, tutto questo c'ha una ragione che deriva dalla usurpazione dei diritti internazionali, nazionali e locali messi in atto da Israele e dal sionismo di Israele a danno dei cittadini palestinesi e del Libano. Ma quello che hanno fatto è veramente, intanto esisteva già una guerra che non è una guerra ma uno sterminio camuffato da guerra. La guerra è fatta da due contendenti più o meno di pari valore, come era per la Seconda Guerra Mondiale, la triplice
il Roberto, diciamo, la triplice alleanza tra Germania, Giappone e Italia era inferiore di mezzi, di uomini, eccetera, però più o meno, diciamo, sul campo di battaglia poteva schierare qualcosa di, diciamo, anche similare, anche vincibile. Elementi, infatti alcune battaglie le ha vinte sia la Germania sia il Giappone e anche l'Italia. Mettici anche la guerra dei sommergibili, che certo, è importantissima, certo, è stata importantissima. Certo, allora tutto questo discorso per dire, insomma, che esiste una guerra, ma se esistono contendenti più o meno di pari valore, di pari tecnologia, eccetera. Viceversa, qui stiamo parlando di una guerra fatta contro della povera gente, anche del tutto disarmata per la maggior parte. Che per Israele sono i veri nemici, perché loro non hanno una inimicizia geopolitica, la loro è una inimicizia razziale. Certo, certo. E quindi niente, hanno fatto questa guerra, non guerra, diciamo non guerra, di stragismo illogico e senza ragioni davvero portanti, dovuto solo a atavico odio, odio razzistico proprio. Sì. E questo vale per la striscia di Gaza. Quello che è avvenuto invece nei giorni scorsi nel Libano, è veramente di una ferocia e di una inumanità assoluta, perché attivando l'esplosione di dispositivi cerca persone prima e poi dei walkie-talkie e forse anche di altri strumenti, hanno creato una guerra non parallela, primo, e poi, oltre che non parallela, anche una guerra infame, cioè una guerra che ha coinvolto nella strage dei circa 3.000 persone che sono state ferite, circa 18-20 che sono morte già e molti moriranno poi successivamente nei prossimi giorni, hanno attivato una strage che non aveva nessun senso e nessuna umanità, cioè non c'è stata